Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Principio a questa edizione del Web TG di Newsmarket.it. Buongiorno e auguri a tutti i papà all'ascolto. Diamo subito uno sguardo ai titoli principali di oggi. Maltempo, vento forte sulle Marche, a terra, piante e tegole, i vigili del fuoco al lavoro in tutta la regione. Carceri, due tentativi di suicidio ad Ascoli Piceno. Rifiuti al via l'indagine epidemiologica nell'area dei Cosmari. L'Unital si ringrazia il Papa che si è fermato a salutare i malati, in particolare da Castel di Lama, Cesare Cicconi. E partiamo subito con le notizie dalla provincia di Ascoli Piceno e dalla cronaca. Due carcerati extracomunitari hanno tentato il suicidio nel carcere di Ascoli Piceno. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso presso l'ospedale Mazzoni. Sono stati poi dimessi per far ritorno alla casa circondariale. Un tunisino di 22 anni in carcere per detenzione di droga ha tentato di impiccarsi con un lenzuolo all'interno della sua cella. Un sincero ringraziamento a Papa Francesco per essersi fermato a salutare i disabili dell'Unitalsi, in particolare per aver voluto abbracciare Cesare Cicconi, classe 62, da Castel di Lama, bloccato a letto dagli 8 mesi di vita, che ha desiderato lo stesso essere a tutti i costi in piazza. Anche se costretto su un lettino speciale, non ha voluto rinunciare ad abbracciare idealmente il Papa, lo ha affermato Salvatore Pagliuca e Dante Del Pidio, presidente e vicepresidente dell'Unitalsi, in merito al gesto appunto affettuoso di Papa Francesco. E adesso da Pesaro, Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Accolto dal Tribunale di Pesaro il reclamo presentato dalla famiglia di Federico, il bimbo fanese di 26 mesi affetto dal morbo di Krabbe. I genitori chiedono che venga sottoposto all'infusione di staminali secondo il metodo Stamina presso l'ospedale di Brescia. Lo ha deciso un collegio di 3 magistrati. Un'auto si è ribaltata ieri lungo la strada provinciale che collega Tavuglia a San Giovanni in Marignano. Uno dei due occupanti, una donna di 34 anni, è rimasta incastrata nel mezzo. Per fortuna non sono gravi le sue condizioni. Ad estrarla i vigili del fuoco. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele per le notizie dalla provincia di Ancona. Nottata in mattinata di superlavoro per i vigili del fuoco a causa del vento forte che soffia sulle Marche. Moltissimi gli interventi in tutta la regione, solamente nell'Anconetano una decina, soprattutto nella zona di Osimo. 20 invece sono in programma in queste ore, anche se i danni sembrano abbastanza contenuti. Ad Ancona le raffiche di vento hanno portato via una parte della copertura del tetto del liceo classico Rinaldini. Per la cronaca invece questa mattina è in corso una conferenza stampa da parte della squadra mobile di Ancona su un arresto internazionale. 3 spacciatori di droga albanesi scoperti. La base operativa era in un appartamento della zona Pinocchio, sequestrati ingenti quantitativi di marijuana, hashish e cocaina. Ci spostiamo a Senigallia con il nostro Alberto Olivieri. Bentrovati. Sabato scorso i carabinieri di Senigallia, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato 84 grammi di hashish e hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente Francesco Pomponio, classe 73 di Senigallia. Nel corso della stessa giornata il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo ad 8 mesi di reclusione e al pagamento di 2.000 euro di multa. I carabinieri hanno denunciato per omessa custodia di armi un 64enne che il 14 marzo aveva denunciato ai carabinieri che ignoti, introduttisi nella propria abitazione, gli avevano asportato una pistola, 2 caricatori e 9 munizioni. Nel corso delle indagini i militari hanno appurato che l'uomo custodiva l'arma e le munizioni in una valigetta all'interno di un armadio della camera da letto, senza alcuna prevista misura di sicurezza. Tutte le notizie e gli approfondimenti sul nostro sito radiovelluto.it. A te la linea. Grazie ad Alberto per le notizie da Macerata. Al via la valutazione epidemiologica sui residenti nelle aree circostanti il Cosmari. L'incarico ad ARPAM e all'ASUR è stato assegnato formalmente dalla provincia di Macerata insieme ai comuni interessati: Macerata, Corridogna, Pollenza, Tolentino, Urbisaglia. C'era anche il presidente del Cosmari, Daniele Sparvoli, il direttore dell'ARPAM, Gianni Corvatta, il direttore del servizio igiene e sanità dell'ASUR 3, il direttore
dell'Osservatorio Epidemiologico Mauro Mariottini. Il progetto, del costo di 50.000 euro, finanziato da Cosmar e dai comuni, andrà avanti 18 mesi e riguarderà l'esame dei terreni e dell'aria, ma soprattutto le cause di morte dal 2006 al 2010 e i ricoveri ospedalieri relativi alle cause che possono far riferimento alle emissioni da impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani. Guardiamo adesso le previsioni del tempo per domani nelle Marche. Cielo nuvoloso soprattutto a inizio giornata, in espansione la stratificazione anche durante la seconda parte del giorno. Piogge dalle ore centrali e soprattutto nel pomeriggio a partire dall'area appenninica, poi si intensificherà verso sud. Venti meridionali deboli sull'entroterra. Le temperature sono in aumento, le minime tra i 5 e gli 8 gradi, le massime tra i 13 e i 16 gradi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a questa sera per la nuova edizione del Web TG di newsmarche.it. Buona giornata.